Buongiorno, per chi ascolta, io sono il presidente e rappresentante legale dell'Associazione Maia. Questa associazione nasce una dozzina d'anni fa perché c'erano delle, chiamiamole così, delle categorie professionali che il legislatore non aveva mai preso in considerazione e che quindi, diciamo, era un vulnus della legislazione italiana, invece avevano un ruolo fondamentale nel mondo della sicurezza. Allora, la nostra associazione perché nasce? Senza divagare, nasce perché c'era il mondo dei presidi antincendio, quello a cui viene affidata la sicurezza dei cittadini, siano essi proprietari, ospiti, se parliamo di alberghi, ospedali, scuole, centri commerciali, teatri, tutte le attività che, come sapete, hanno la necessità di avere un progetto approvato dai vigili del fuoco, ma soprattutto avere una gestione della sicurezza che consenta, in caso di emergenza, di gestire correttamente. Ebbene, questa parte non veniva trattata sufficientemente, tant'è che il manutentore, la figura del manutentore dei presidi antincendio, il legislatore non l'aveva mai presa in considerazione. Quindi nasce questa associazione con il compito di stimolare le istituzioni. Oggi siamo 370 aziende, siamo la più grande associazione di settore di questo settore specifico che è la manutenzione dei presidi, ma devo dire una cosa, che non è più solo un discorso di manutenzione di presidi. Nel frattempo la legislazione ha sdoganato il sistema di gestione della sicurezza antincendio, il nuovo codice di prevenzione incendi dice: attenzione signori, voi quando avete un'attività dovete programmare in ogni caso la gestione della sicurezza antincendio attraverso una pianificazione degli interventi sia per realizzare ma per mantenere in efficienza i presidi antincendio. Quindi sono coinvolti professionisti, asseveratori, datori di lavoro, consulenti professionisti antincendi, consulenti della sicurezza, perché questi sono tutti anelli della stessa catena. Se noi vogliamo che un ospedale sia sicuro, è evidente che dobbiamo avere la progettazione degli impianti, ma la loro efficienza, la loro affidabilità, la necessità che quando c'è l'evento entrino in funzione, dalla rivelazione all'intervento, e tutto questo fa parte, ripeto, di un, diciamo, di una filiera che nasce dal progettista e finisce. Cioè nasce dal datore di lavoro, passa per il progettista, installatore e manutentore. Io adesso, in questo periodo, sto seguendo ancora la perizia per i due morti che ci furono all'archivio di Stato di Arezzo qualche anno fa. Due persone sono morte in un archivio perché è entrato in funzione un impianto ad argon con falso allarme, scaricato questo gas, che è un gas inerte, e sono morte due persone. E qui, adesso nel processo, sta venendo fuori di tutto: la cattiva progettazione, la cattiva realizzazione, l'ignoranza, la cattiva informazione, la manutenzione. Ecco, allora tutto questo per chiudere questo preambolo, che era importante per far capire questa associazione. Quindi abbraccia trasversalmente, nasce solo per i manutentori. Attualmente abbiamo i manutentori, le aziende di manutenzione come soci ordinari, però abbiamo per esempio i soci sostenitori che sono tutti produttori che vogliono far conoscere giustamente i loro prodotti al mercato, quelli di eccellenza, soprattutto quelli italiani, non di importazione, e noi facciamo anche questo. Ma adesso stiamo coinvolgendo anche gli ordini professionali. Tutto questo significa dare giusto peso, la giusta informazione e la giusta, come dire, visibilità, direi, a questo settore della sicurezza dei presidi antincendi a cui è affidata appunto la tutela dell'incolumità delle persone. Ecco, la nostra associazione è partita da lì. Dove siamo arrivati? Che abbiamo fatto riconoscere dalle istituzioni la figura del tecnico manutentore qualificato. È entrato da poco in vigore definitivamente il decreto 1 settembre 2022, anzi, è nato sulla il 1 settembre, chiedo scusa, 2021, è entrato in vigore un anno dopo, nel 22, perché c'è stato un anno di tempo per farci tutti organizzare. Adesso i vigili del fuoco, proprio in questi giorni, stanno emanando una circolare per le sessioni di esame, e credo che dal 1 marzo prossimo
ci saranno, cominceranno i primi esami per la qualifica dei manutentori. È finita l'era dell'autoreferenzialità. Perché abbiamo scelto di patrocinare Sex Solution Forum? È perché parlando di sicurezza, noi riteniamo che è un messaggio che deve arrivare a tutti, alla platea deve essere la più ampia possibile, perché qui siamo tutti collegati, datore di lavoro, ufficio acquisti del datore di lavoro quando fa gli appalti, ma cominciamo prima dalla progettazione, la realizzazione degli impianti, poi la manutenzione, significa dare questi impianti in mano a qualcuno che li sappia manutenere in efficienza, che devono rimanere affidabili, devono dare quella prestazione, quell'unica prestazione che gli viene richiesta. Quando al Galeazzi di Milano si sono accorti che l'acqua non c'era nell'impianto antincendio, purtroppo era tardi, sono morte 11 persone, perché se fosse stato collaudato e ci fosse stata l'acqua, scendeva l'acqua subito e non morivano come sono morti. E quindi ne potrei citare tanti, ThyssenKrupp, eccetera. Quindi, diciamo, far conoscere questa nuova realtà anche legislativa per noi è uno degli scopi statutari. Ti ringraziamo per l'ascolto del podcast Sex Solution. Ti aspettiamo per i prossimi episodi.